Qui a Campocerravolo siamo con il dottor Stefano Anzalone, che si occupa di... Sono il consigliere comunale delegato allo sport della nostra bellissima città. Siamo qui oggi a inaugurare il campo del Ceravolo, un bellissimo campo completamente rifatto grazie a un impegno di questa amministrazione insieme alla Regione Liguria. È stato riportato a nuovo, gli spogliatoi sono stati completamente rifatti, è stato un intervento abbastanza importante, anche la rete fognaria è stata completamente ristrutturata. Adesso a Lagaccio c'è un impianto unici stupendo, uno dei migliori della nostra città, insieme a un campo a 7, così tanti bambini e bambine potranno fare attività motoria in assoluta sicurezza. Un campo nuovo, della rimonta, con intaso completamente naturale, proprio per avere una maggiore attenzione alla salute dei nostri atleti. Perfetto. Che cosa vuol dire a livello sociale poter dare un impianto così performante a questa parte di Genova? È importante riuscire a realizzare degli impianti così moderni, funzionali, in quartieri così importanti della nostra città. I ragazzi e le ragazze hanno la necessità di fare attività motoria, stare insieme, socializzare e soprattutto stare in luoghi sicuri. Quindi l'importanza di realizzare impianti sportivi in quartieri così importanti è fondamentale per far crescere in salute, ma soprattutto in sicurezza, le future generazioni. Questa dove stava lavorando lei sicuramente sarà ricordata come un'aggiunta della ricostruzione. Ma devo dire che questa amministrazione sarà ricordata per un'amministrazione del fare. Noi stiamo realizzando opere, cerchiamo di lavorare per il bene della nostra comunità e solamente l'amore di questa città che ci permette di andare avanti e superare le diverse difficoltà e ostacoli. Quindi non solo Ponte Morandi, che speriamo di vedere presto, ma anche tanti impianti sportivi per far crescere una gioventù sana e vivace. Assolutamente sì, tanti impianti sportivi, dalle piscine ai campi da calcio, alla pista di atletica, alle palestre, tante risorse proprio destinate con questa finalità, di far crescere in salute i nostri ragazzi e ragazze e soprattutto permettere la terza e quarta generazione di fare attività motoria per vivere in salute. Grazie mille e grazie. Alla prossima inaugurazione. Grazie.